Ora, buonasera, mi fa piacere essere qua con voi e mi fa piacere soprattutto di parlarvi un po' di questo argomento. Innanzitutto, vi dirò che cosa si intende per stabile o instabile per l'universo. Però io partirei subito dando la parola all'universo stesso. Sentiamo un pochino che cosa ci racconta lui. Oggi, alla mia età di 14 miliardi di anni, può sembrare strano che io riesca a raccontarvi la mia infanzia. Le scoperte dei fisici, però, mi aiutano a ricostruire il tempo remoto in cui venni al mondo. Anche se, a dire il vero, il mondo, l'universo, cioè me stesso, non esisteva ancora, così come il tempo, lo spazio, la luce e la materia. Non c'era in effetti proprio niente, il nulla. Io, infatti, di quei primissimi istanti non ricordo granché, ma mi dicono che appena nato ero piccolo, ma davvero piccolo, densissimo e caldo. Ero grande come un pallone da calcio, ma già contenevo tutta la materia dell'universo che voi conoscete. Solo i meccanici quantistici sanno descrivermi e raccontarmi oggi quello che succedeva allora, nell'era di Planck. Un'era che durò del resto meno di un battito di ciglia, dopodiché accadde qualcosa di straordinario. Cominciai a gonfiarmi sempre più velocemente, mentre le mie parti si allontanavano a una velocità più grande di quella della luce. Mi sentii stirato e appiattito, ma pieno di energia. In pochi ziliardesimi di secondo ero cresciuto miliardi di volte. E alla fine esplosi in un lampo abbagliante. È quello che voi chiamate Big Bang. Poi ci furono 3 minuti di inferno. Nacquero i costituenti fondamentali della materia, i quarks, e subito si nascosero nei protoni e nei neutroni, che a loro volta cominciarono a urtarsi in un mare di altre particelle e radiazioni, i fotoni e i neutrini. La materia oscura, invece immensa e fredda, stava a guardare e faceva sentire il suo peso. Passati i 3 minuti, ebbi un po' di tranquillità. Continuavo ad espandermi, ma molto più lentamente. I nuclei primordiali, la luce, gli elettroni, formavano dentro di me una grande zuppa, mischiandosi e scontrandosi, senza però raggiungere un vero equilibrio. E andai avanti così per altri 300.000 anni. Poi finalmente il mio corpo, cioè l'intero universo, apparve in tutto il suo splendore. Generai un enorme bagliore. Si formarono gli atomi e si liberarono i fotoni, che si diffusero ovunque. Quella è la mia fotografia più bella e ancora ne conservo, anche se dispersi in tutto lo spazio, i suoi frammenti. Solo nei miliardi di anni a seguire si sarebbero generate le galassie e le stelle, e in esse i nuclei necessari alla vita e tutto ciò che oggi voi uomini chiamate universo. Ecco, allora abbiamo sentito in maniera così un po' illustrativa come si è sviluppato l'universo qui nelle sue prime fasi, quindi qui è l'epoca in cui appunto lo speaker parlava di questa crescita esponenziale, l'epoca dell'inflazione. E poi via via la produzione della materia, la formazione di protoni, neutroni, poi dei nuclei, poi quel bagliore di cui parlava, cioè i fotoni che si separano dal resto nel momento in cui si formano gli atomi, siamo a quasi 400.000 anni dopo il Big Bang, e così via, fino ad arrivare a questa sera.
Ecco, noi in realtà questa sera cercheremo di approfondire un momento molto particolare, ed è questo momento, siamo tra un decimo e un centesimo di miliardesimo dopo il Big Bang, quindi è un momento estremamente vicino al Big Bang, e qui avviene il fenomeno che poi darà origine un po' a tutto quello che noi vediamo attorno. Cioè, fino a questo momento qui ci sono le particelle elementari, che adesso incontreremo, che si muovono, si scontrano, ma sono particelle che non possiedono una massa. In particolare, tra queste particelle, vedete questa W, questa Z, queste sono delle particelle messaggere delle forze nucleari deboli, quelle che sono responsabili della radioattività. Ecco, tutto questo mondo mi ricorda un pochino come delle marionette, però stese diciamo, sul palcoscenico. Sono tutte particelle che sono prive di massa. La loro massa arriverà un pochino più tardi. Ecco, qui c'è questa linea di demarcazione che segna il passaggio da un universo privo di massa, in cui c'erano le forze, quelle forze che ritroviamo anche oggi, ma tra attori che si trovavano senza massa, e qui la massa che compare con le particelle elementari che acquistano questa massa e che poi daranno origine a tutto il resto. Ecco, noi vogliamo capire che cosa è successo in questo momento, cioè come è stato possibile che si sia passati da un universo privo di massa a un universo in cui le particelle hanno cominciato ad avere la loro massa, e quindi, se volete, l'universo così come lo conosciamo oggi, con la materia che ci circonda, nasce in questo momento, in questa transizione che avviene. Ecco, allora, se volete, la riga qui sopra riproduce quello che era presente nella precedente slide, cioè qui avete l'universo che veniva descritto come un universo caldo e molto denso, che man mano si raffredda, e ci sono tutti questi vari momenti, produzione dei nuclei, poi degli atomi e così via. Ecco, qui sotto c'è uno sforzo, se volete, di ricostruzione che facciamo noi. Cioè, questo sforzo di ricostruzione è lo sforzo di cercare di ripercorrere queste fasi dell'universo a ritroso. Cioè, in altre parole, è la ricerca di capire quelle che erano le condizioni in cui l'universo si è sviluppato nei suoi primi istanti. Come vi dicevo, tutta la storia dell'universo, i miliardi d'anni successivi, saranno influenzati da questi primi momenti. C'è un libro molto bello di Steven Weinberg intitolato I primi tre minuti. Ecco, sono i tre minuti decisivi, no? Si dice anche adesso dei bambini, no, che sono i primi momenti di vita, che sono quelli che sono decisivi poi per formarsi della personalità anche futura. Ecco, questo vale anche per l'universo. L'universo baby, nei suoi primi istanti, noi andremo molto più in là del minuto, andremo nei momenti più vicini al miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Ecco, questi sono i momenti decisivi per tutta l'evoluzione successiva. Quello che caratterizza questi momenti è l'alta energia presente, quindi l'alta temperatura presente. Ecco, noi nelle macchine, qua avete visto anche qua a Frascati, una macchina di questo tipo, ecco, quello che cerchiamo di ricostruire sono proprio questi urti che avvenivano tra particelle in questi primi momenti. Questo disegno che trovate qui sotto
non dice semplicemente che qui si sta andando su con l'energia e si cerca di ricostruire questi momenti, ma dice qualcosa di più. E questo forse lo vediamo ancora meglio se ci spostiamo, ecco, in questo riquadro. Qui vedete ci sono le forze fondamentali, qui abbiamo il magnetismo, l'elettricità, le forze nucleari deboli, le forze nucleari forti. Manca in realtà la prima forza, quella che abbiamo cronologicamente conosciuta per prima, cioè la forza di gravità, perché curiosamente quella è la forza che ci dà più problemi per la sua interpretazione. Ecco, vedete, il cammino che è avvenuto è un cammino in cui si è andati a una visione sempre più unitaria, unificata di queste forze. Qui vedete che le forze sono distinte. Qui abbiamo magnetismo e elettricità, che sono due forze che in effetti a prima vista non è che abbiano molto in comune. Come sapete, in realtà oggi noi parliamo di forza elettromagnetica, cioè abbiamo realizzato una visione unitaria di elettricità e magnetismo. Ecco, questa sera noi affrontiamo quest'altra unificazione, un'unificazione fondamentale, è la visione unificata delle forze elettromagnetiche e delle forze nucleari deboli. Che cosa vuol dire una visione unificata? Significa che in questo modello che descrive questa forza non c'è più posto per l'elettromagnetismo e le forze nucleari deboli separatamente, ma vengono a far parte di una forza unica, come nel caso dell'elettromagnetismo. Non parliamo più di elettricità e di magnetismo separatamente, ma parliamo di una forza elettromagnetica. Ecco, qui abbiamo quindi questa interazione che abbiamo unificato anche nella parola, cioè la chiamiamo forza elettrodebole, proprio perché unifica queste due forze. Beh, naturalmente l'appetito viene mangiando, quindi uno dice, se questo schema di unificare le forze ha avuto un tale successo, può darsi che si arrivi a una visione in cui c'è alla fine un'unica forza, dopodiché questa forza si dirama in tante forze, ma originariamente è un'unica forza da cui parte il tutto. Ecco, per vari anni, ancora adesso, diciamo, stiamo lavorando su una teoria chiamata di grande unificazione, in cui le forze elettrodeboli e le forze nucleari forti, le forze nucleari forti sono quelle che tengono insieme i quark, diciamo, dentro i protoni e i neutroni, o i protoni e i neutroni dentro i nuclei. Ecco, l'idea è che ci sia un'unica forza che raggruppa insieme questa forza elettrodebole e questa forza nucleare forte. E la gravità? Beh, per la gravità, diciamo, pensiamo che anche la gravità possa, a un certo punto, ecco qui l'interazione gravitazionale, possa confluire insieme con la forza elettrodebole e con la forza nucleare forte in uno schema di superunificazione. Qualche modello di fisica completamente nuovo rispetto a quello in cui ci muoviamo attualmente, in cui tutte queste forze vengono ad essere conglobate insieme. Ora, che cos'è che caratterizza il passaggio da forze separate a queste forze unificate, a questa visione unitaria? Ecco, quello che caratterizza questo passaggio è l'energia in gioco, vale a dire, andando a energie sempre più alte, noi veniamo ad avere una visione unificata di queste forze. Ecco che allora possiamo pensare che ci sia
un parallelismo tra il nostro sforzo di andare ad energie più alte, in cui vediamo questa unificazione della diversità di interazioni, di forze presenti in natura, e questo momento estremamente caldo e denso dell'universo dei primi istanti con il successivo raffreddamento. Cioè, in altre parole, se voi prendete quindi uno schema di questo tipo, l'idea è che l'universo parta da un universo simmetrico, cioè da un universo in cui avete una presenza di un'unica grande forza, la quale ha dentro di sé tutte queste forze che noi vediamo così diverse oggi, e man mano che l'universo si raffredda passa in fasi diverse con una specie di diciamo così, di deterioramento di questa simmetria, cioè da una forza unica, che quindi corrisponderà a una qualche descrizione matematica unitaria, a un insieme di forze diverse. Quindi l'idea è che qui l'universo, in uno schema di questo tipo, parte da un universo che ha un massimo grado, se volete, di semplicità, di unificazione, in una parola che descrive per noi dal punto di vista geometrico questa unificazione, il massimo grado di simmetria, ha un universo in cui la simmetria man mano viene a diventare una simmetria sempre inferiore con lo svilupparsi di forze diverse tra di loro. Quindi dalla semplicità alla complessità. E questo è il primo messaggio importante che ci viene da questo esercizio, cioè l'universo da simmetrico passa a un universo che è sempre più asimmetrico. Dall'altra parte abbiamo, in uno schema di questo tipo, abbiamo una semplificazione dal punto di vista di quelli che sono gli oggetti, gli attori, i protagonisti qui sulla scena. Se oggi noi vediamo il mondo che ci circonda, è un mondo complesso, ci sono oggetti di tanti tipi, materiali molto diversi tra di loro. La domanda è: c'è di nuovo un principio unificante, una semplicità di fondo? C'è l'elementare che emerge dal complesso? Cioè il complesso deriva a sua volta da una situazione complessa o deriva da una situazione elementare? Ecco, nuovamente questa risposta dell'universo baby è una risposta di semplicità, cioè gli oggetti che si muovono qui nei primissimi istanti dell'universo, come abbiamo detto, sono particelle elementari, addirittura senza massa nel loro primo momento, e poi queste particelle elementari, man mano che l'universo si raffredda, diminuendo il suo grado di simmetria, questo permette a queste particelle elementari di unirsi tra di loro, costituendo delle particelle più complesse che poi daranno origine ai nuclei, agli atomi, alle molecole e a tutti gli oggetti che ci circondano. Quindi, se vogliamo sintetizzare un po' questo primo discorso, è che l'universo primordiale è la palestra ideale per passare dalla complessità all'elementare e da una situazione con scarso grado di simmetria a una situazione massimamente simmetrica. Ecco, questo è quello che è rappresentato, se volete, in questo schema. E qui avete i protagonisti, l'elementare di cui vi parlavo. Ecco, l'elementare, cioè gli oggetti elementari, sono in effetti pochi. La materia è rappresentata, vedete, da queste 12 scatoline qua che vedete. Avete 6 quark,
avete tre tipi di elettrone, l'elettrone vero e proprio e poi due altri elettroni ma più pesanti, e poi avete tre tipi di neutrini. Ecco, secondo questo schema, gli oggetti di materia che agivano in questo primo universo erano queste 12 scatoline qua. Queste scatoline interagivano tra di loro attraverso delle forze, e abbiamo detto che abbiamo la forza elettromagnetica, qui abbiamo il fotone, abbiamo le forze nucleari forti, rappresentato da questo G sta per gluone, ce ne sono 8, quindi siamo a 8 più 1, 9, poi abbiamo le due particelle che rappresentano i messaggeri delle forze deboli, la particella Z e due particelle W. Vedete che sono 12 anche queste particelle, che sono le particelle messaggere delle forze. Quindi la descrizione diventa di una estrema semplicità. Avete 12 particelle di materia, le quali interagiscono tra di loro tramite i messaggeri, questi 12 messaggeri, delle tre interazioni elettromagnetica, debole e forte. Le quali forze, poi, più ci si avvicina al Big Bang, quindi più arretriamo nel tempo e andiamo verso il Big Bang, più queste forze tendono ad unificarsi. Non ci saranno più forza elettromagnetica e debole, ma ci sarà una forza elettrodebole, andando ancora più vicini al Big Bang, un universo ancora più semplice, con un'unica forza che incorpora nucleari forti e elettrodeboli, e poi, andando nell'epoca di Planck, presumibilmente anche la gravità viene ad essere conglobata in un'unica grande forza fondamentale. Ecco, questo è uno schema molto, molto semplice e anche molto armonioso, se volete, c'è tutto un principio di simmetria che sta sotto a questa descrizione di grande semplicità. Ecco, qui manca il, diciamo così, il deus ex machina di tutto questo discorso. Cioè, tutto questo discorso che vi ho fatto è un discorso bello, se volete, che sta anche in piedi da un punto di vista anche matematico. Manca però un ingrediente cruciale per dare vita a tutto questo. Cioè, tutti questi oggetti di cui io vi ho parlato finora sono tutti oggetti che non possiedono una massa. Quindi siamo ancora in questa prima fase, in questi primi momenti, in questo primo centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, in cui avete ancora questo universo dominato da queste forze, da questo fondamentale principio di simmetria che le unifica, ma tutti gli attori qui sono privi di questa caratteristica fondamentale, che è quella che darà vita all'universo così come noi lo vediamo, che è quello che noi chiamiamo massa. E qui dobbiamo tornare allora al nostro bosone di Higgs. Dico tornare perché ne avete sentito parlare tanto di questo bosone di Higgs, e soprattutto ne avete sentito parlare in maniera celebrativa, e questo è giustissimo, cioè è stata una grande conquista quello di averlo prima predetto e poi di averlo trovato. Ecco, questo però non ci deve far perdere di vista che ci sono delle caratteristiche, delle domande su questo bosone di Higgs che sono ancora, la cui risposta è ancora ignota. Una prima domanda è: ma il bosone di Higgs lo devo mettere insieme con queste particelle elementari, oppure il bosone di Higgs è un oggetto che è formato da altre particelle più elementari di lui? Ecco, vedete, per esempio, una domanda così che sembra quasi banale, no, uno dice, boh, sarà un oggetto elementare, perché se no avreste già visto se lui è fatto di qualche altra cosa. Non è così, cioè noi ancora non sappiamo, per esempio,
Se il bosone di Higgs sia una particella elementare alla stessa stregua delle altre, o se sia un oggetto che è composto. La cosa però su cui vorrei soffermarmi di più è che c'è una proprietà fondamentale che distingue il bosone di Higgs da tutte queste altre 24 particelle fondamentali. E questa proprietà è la seguente. Ci possiamo chiedere, e ce lo chiediamo se volete facendo riferimento a un nostro collega predecessore di 25 secoli fa, cioè il signor Democrito. Lui si era posto esattamente la stessa domanda che ci stiamo ponendo noi qua questa sera. Cioè si era chiesto, esiste qualcosa di elementare alla fine, in mezzo a tutta questa complessità di oggetti che noi vediamo attorno? Lui aveva risposto sì, ci deve essere qualcosa che non è composto, che non è divisibile in cose ancora più elementari, e a questi aveva dato il nome di atomi. Adesso noi possiamo dire, caro Democrito, noi sappiamo quali sono i tuoi atomi. I tuoi atomi sono questi qua, sono i 12 atomi, chiamiamoli, di materia e i 12 atomi, nel senso di Democrito, cioè oggetti elementari indivisibili, che trasmettono le forze. 24 sono i tuoi atomi, caro Democrito, noi sappiamo la risposta alla tua domanda. Seconda domanda di Democrito, dice, ma giustamente Democrito, ma dice, se ci sono questi atomi, perché un atomo si muova, bisogna che tra un atomo e un altro atomo non ci sia nessun atomo, sennò quello lì come fa a muoversi? Giusto, Democrito, ma allora se non c'è nessun atomo, come si chiama una cosa in cui non c'è niente dentro, non c'è neanche un atomo? Cosa c'è? C'è il nulla. Ecco, lui introduce il concetto di spazio vuoto, cioè l'assenza di un qualunque atomo. Per lui l'atomo è l'ultimo, no? È l'elementare. L'assenza di un qualunque atomo implica che esista uno spazio vuoto. Verrà profondamente criticato da molti proprio per, capite, sembra quasi un ossimoro, cioè dire esiste il vuoto, cioè il nulla che è negazione dell'esistenza esiste. Come? Parmenide, appunto. Infatti il povero Democrito già si becca una critica molto forte per questa introduzione del concetto di vuoto, di assenza, di nullità. Ma ancora di più, cioè, Democrito si chiede, ma questi atomi si incontrano e danno luogo agli oggetti che noi vediamo. Lui pensava che gli oggetti derivassero dall'incontro di questi atomi. Ci pensate un attimo, non è che noi diciamo cose molto diverse da quelle che diceva 25 secoli fa Democrito. Ecco, ma la domanda che lui si pone, dice, ma questi atomi si incontrano, come succede per noi, no, noi possiamo incontrare uno perché ci siamo dati appuntamento, oppure andiamo a fare i quattro passi in centro e incontriamo uno per caso. Questi atomi seguono delle traiettorie, dei percorsi che sono definiti, o è casuale il loro modo di andare e di incontrarsi? Ecco, Democrito introduce un altro concetto che gli causerà guai ancora peggiori di quello del vuoto, cioè dice questi atomi si incontrano casualmente, cioè introduce l'idea di casualità, cioè in altre parole non c'è un qualcosa di preordinato, di predicibile, se volete, per quanto riguarda questi atomi, ma loro si incontrano per caso. Ecco, come forse vi ricordate dalla Divina Commedia, no? Dante lo bolla con una frase famosa, infatti Democrito
no, viene definito colui che il mondo a caso pone. Ecco, allora, noi qui, proprio in questo centesimo di miliardesimo di secondo, vogliamo proprio tornare a quello che ci dice Democrito e a queste tre parole: atomo, vuoto, casuale. Allora, noi abbiamo visto, abbiamo dato un significato alla parola atomo di Democrito, i nostri 24 atomi moderni del XXI secolo. Adesso parleremo dell'altro concetto che lui introduce, quello di vuoto. E la domanda è questa, cioè queste particelle, queste 24 più una particella, sono particelle che nella visione della meccanica quantistica, come forse avrete sentito già dire varie volte, la meccanica quantistica, la distinzione tra particella e onda viene superata, sono degli schemi nostri questi di particella e onda. Nella meccanica quantistica conviene parlare proprio del concetto di campo, cioè ciascuna di queste particelle è un campo. Allora, la questione è, ma se io considero il vuoto, quello di cui parlava Democrito, questi campi, che valore vengono ad assumere nel vuoto? Uno dice, saranno zero nel vuoto, perché tant'è vero che io col telefonino, quando vado in una zona, no, che assomiglia al vuoto, cioè per esempio che è schermata, eccetera, no, sento la gente che dice, ah scusa, qua non c'è più campo, non c'è più, cosa significa? Che quel campo lì va a zero. Quindi se tu mi parli di vuoto, vorrà dire che questi campi hanno valore zero, se no non sarebbe più vuoto. Ecco, è interessante che il vuoto della meccanica quantistica è piuttosto diverso dal vuoto della fisica classica. Il vuoto della fisica classica assomiglia proprio al vuoto di Democrito, cioè l'assenza di atomo, cioè il nulla. Ecco, nel caso della meccanica quantistica, questo vuoto quantistico invece non corrisponde necessariamente a dei valori zero di questi campi. Ma c'è un'eccezione, appunto, cioè in altre parole, tutti questi campi, questi 24 campi qui, ad esempio il campo dell'elettrone, se voi andate nel vuoto quantistico, questo campo dell'elettrone si comporta come noi ci possiamo immaginare, cioè va a zero. E questo succede per tutti questi 24 campi. Necessariamente questi campi, per certe ragioni matematiche, nel vuoto quantistico questi campi vanno proprio a zero, come ci aspettiamo, se volete, un po' dal concetto della fisica classica. Ecco, c'è un'eccezione, e il motivo per cui siamo qua stasera è che c'è questa eccezione, se no vi posso assicurare che non saremmo qua, cioè l'universo non sarebbe così com'è per permettere la nostra vita. Ecco, questa eccezione è proprio il bosone di Higgs, cioè se io vado a calcolare quanto vale il campo di Higgs nel vuoto? Ecco, allora, inaspettatamente, quello che succede è che nel caso del bosone di Higgs, ma solo per il bosone di Higgs, ripeto, questo valore che il campo assume nel vuoto quantistico, nel caso del bosone di Higgs, può essere diverso da zero. Cioè, anche se io parlo di vuoto quantistico, cioè quindi cerco di minimizzare l'energia, può essere che questa minimizzazione dell'energia non corrisponde a un valore nullo del campo di Higgs, ma a un valore diverso da zero. E questo è fondamentale, cioè quando il campo di Higgs nel vuoto quantistico assume un valore che non è più zero,
Proprio questo valore diverso da zero del campo di X nel vuoto produce come risultato una massa per le altre 24 particelle che vedete scritte qua. Ecco, questo, che cosa sta succedendo? Quello che sta succedendo è la cosa seguente, che grazie a questo valore che è diverso da zero del campo di X nel vuoto quantistico, noi passiamo da una fase in cui la simmetria corrisponde a una forza elettrodebole unificata, corrisponde questo valore diverso da zero del campo di X a un passaggio dalla forza elettrodebole alla forza separata, debole ed elettromagnetica. Cioè, in altre parole, in questa evoluzione che vi ho presentato qua dell'universo, ecco, qui quello che succede è che l'universo, raffreddandosi, quando siamo attorno a un decimo, un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, siamo ancora a temperature altissime, tuttavia già questo iniziale raffreddamento dell'universo permette il passaggio del valore della questo campo di X dal valore zero nel vuoto quantistico a un valore diverso da zero. Il valore diverso da zero fa sì che ci sia questo salto, questa che noi chiamiamo transizione di fase. L'universo, da questo momento in poi, da questo miliardesimo di secondo dopo il Big Bang ad oggi, l'universo non avrà più una forza unificata di tipo elettrodebole, ma compariranno due forze ben distinte, la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole. Questa transizione segna la possibilità di acquisire una massa per le 24 particelle che vi ho mostrato prima. Quindi il bosone di Higgs qui compie un'operazione che è fondamentale, cioè fa passare l'universo da una certa fase, quindi da un certo grado di simmetria più grande, a un grado di simmetria più debole, con la conseguenza che anziché avere un'unica forza ne abbiamo due distinte, e la presenza di due forze qui distinte permette l'origine della massa delle particelle. Ecco, ma come avviene questa transizione di fase? Ecco, questo è il punto importante. Allora, per capirlo possiamo dare un pochino questo tipo di rappresentazione. Cioè, pensate ad esempio a questa come l'energia che è portata da questo campo del bosone di Higgs. Se questa è l'energia, come abbiamo detto, il sistema tende sempre ad andare nel punto di energia minima. Quindi uno dice, dov'è qua l'energia minima? Beh, l'energia minima è se questa qua è la scodella, sta qua nella base della scodella. Vedete che qui la base della scodella corrisponde all'origine di questi assi X, Y, Z. Cioè, in altre parole, è proprio il punto più basso che corrisponde all'origine degli assi. Quindi chiaramente se io faccio una qualunque rotazione di questi assi, il punto rimane sempre fermo lì. Cioè, in altre parole, c'è una simmetria. Io posso fare quello che voglio di questi assi, questo punto qua, siccome è proprio l'origine, il punto da cui partono gli assi, questo qua non si muove. Pensate adesso di passare dalla scodella a una ciotola. Una ciotola fatta in questo modo, se volete, a tipo sombrero, oppure come il fondo di una bottiglia, diciamo che ha questa parte più elevata al centro. In questo caso, vedete, la nostra pallina, che è il campo di X, da qui, diciamo, naturalmente tenderà ad andare in uno di questi punti che stanno a energia più bassa. Questo qua è un punto più alto e quindi
la pallina tenderà ad andare qui sotto in uno di questi punti. Cosa succede? Che io non so in quale di questi punti la pallina finirà, e quando giocate con la roulette, a questo punto la pallina può andare a finire da tante parti, no? Cioè, non sappiamo in che punto andrà a finire. Però quello che è importante è che una volta che la pallina è finita in un punto, si fermerà da qualche parte. A questo punto non c'è più questa insensibilità alla rotazione degli assi, perché ho individuato una direzione, che è la direzione in cui si è fermata la pallina, cioè ho perso quella simmetria che avevo qui all'inizio. Ecco, allora, se voi pensate a questa come la descrizione dell'energia posseduta da questo campo del bosone di Higgs, potete pensare che quando l'universo è abbastanza caldo, cioè prima del centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, la forma dell'energia di questo campo di Higgs sia di questo tipo, e quindi il campo di Higgs corrisponde a una situazione che è di tipo simmetrico. Quando l'universo si raffredda, l'energia passa da questa forma a scodella a questa forma a sombrero, e in questo caso il campo di Higgs, vedete, si dispone invece qui, cioè lungo questo cerchio che tocca il tavolo, e in questo caso viene ad essere rotta questa simmetria. Ecco, ma vedete, qui io vi ho rappresentato un disegno in cui c'è questa zona qui di punti che si trovano a energia più bassa, e poi vedete che qui le pareti vanno su, vanno verso l'alto. Beh, la ciotola può essere fatta in due modi diversi. Può essere fatta in questo modo qua, oppure in quest'altro modo. Questa è la ciotola che è più frequente, no? Se avete un cane o un gatto a casa. Questa qua è la ciotola, quella che io chiamo la ciotola del cane. Adesso, secondo la fisica classica, non cambia molto che la ciotola sia fatta così o sia fatta in quest'altro modo. Cioè, se la pallina si trova qui dentro, oppure qui dentro, non cambia nulla, nel senso che la pallina rimarrà per sempre dentro la ciotola. Che cosa vuol dire che rimane per sempre? Beh, vuol dire che qui ci sono punti che sono a energia più bassa, però se la pallina si trova dentro la ciotola non può passare, perché c'è una parete che impedisce alla pallina di passare da qui alla zona al di fuori. Secondo la fisica classica non è una questione di aver pazienza. Uno dice, boh, insomma, dopo un po' magari questa pallina passerà attraverso la parete. No, come sappiamo, diciamo, la pallina non passa mai, non può passare, perché dovrebbe fare un salto di energia per passare di qua, e quindi questo non lo può fare. Se si trova là, rimane là. Ecco, secondo la fisica quantistica, in maniera sorprendente, c'è una certa probabilità che la pallina riesca ad avere un passaggio, un tunnel. Adesso purtroppo a noi ormai questa parola di tunnel, ogni volta che lo dico anche gli studenti cominciano a fare qualche sorriso, ma questo è un altro tipo di tunnel, non è quelli di cui abbiamo parlato in passato con i neutrini. Questo qua è un effetto proprio quantistico, è chiamato addirittura in meccanica quantistica, è chiamato proprio effetto tunnel. Cioè, se voi avete qui avete un'energia più bassa, è possibile per un oggetto di acquisire per un certo tempo un'energia maggiore, riuscire a superare la barriera e passare dall'altra parte. Naturalmente questa probabilità è tanto più piccola quanto più alte sono le pareti qui della ciotola.
Ecco, allora tutto questo discorso della pallina della ciotola a che cosa serve? Beh, serve per dire che cosa succede al nostro universo. Perché vedete, ecco, nel caso del nostro universo siamo esattamente in una situazione di questo tipo. Cioè abbiamo detto che l'universo si raffredda, siamo a un centesimo di miliardesimo dopo il Big Bang. A questo punto l'energia del campo del bosone di Higgs passa da questa forma qua, forma a scodella, a una forma o a sombrero questa, oppure a quest'altra forma, a ciotola, diciamo, del cane. Questo è molto importante perché, vedete, se la forma di questa energia è a sombrero, allora abbiamo detto che la pallina, anche secondo la meccanica quantistica, rimane sempre lì, perché se ci sono queste pareti che vanno verso l'alto, naturalmente tutti i punti sono più alti di questo fondo qua, quindi la pallina non si muove da lì. Questo significa che l'universo siederà in questo stato di minima energia, quello che noi chiamiamo il vuoto quantistico dell'universo, per sempre. Cioè esattamente quel vuoto quantistico in cui noi ci troviamo questa sera, qua nell'universo, sarà il vuoto quantistico in cui l'universo permarrà nella sua evoluzione futura per sempre. D'altra parte però, se questa energia invece del campo del bosone di Higgs, anziché avere la forma sombrero, viene ad assumere la forma a ciotola di cane, allora vi ho detto che c'è una probabilità non nulla che la pallina passi attraverso questa parete. Dopodiché questa è una ciotola molto speciale perché queste pareti vanno giù fino a meno infinito, cioè non c'è un fondo qui per questa ciotola, questa qua sprofonda a meno infinito. Questo significa che in questo caso il vuoto su cui siede l'universo questa sera è un vuoto che non verrà mantenuto per sempre, ma ci sarà un certo momento il passaggio da questo vuoto che quindi diciamo è il vuoto che rappresenta la situazione in cui noi ci troviamo, in cui abbiamo quelle masse che ho descritto prima, ad un vuoto completamente instabile, dove l'energia qui sprofonda a meno infinito e quindi il valore di questo campo del bosone di Higgs nel vuoto quantistico perde il suo valore attuale e quindi tutte le masse vengono ad essere completamente cambiate. Ecco, qui questa è la situazione di instabilità dell'universo. Ecco, allora la domanda è, sì, ma quindi, conclusione, l'universo siede qua o siede qua oggi? Allora, chi è che decide questo? Chi in quel centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang ha deciso se la forma dell'energia che ha questo campo di X è questa o è questa? Capite che l'intera sorte poi dell'universo viene ad essere decisa da questo momento, da quel centesimo di miliardesimo di secondo in cui c'è la transizione dalla situazione simmetrica a scodella a questa situazione asimmetrica. Ecco, allora la risposta è di nuovo nel nostro famoso bosone di Higgs. Cioè la massa del bosone di Higgs è il parametro fondamentale che decide tra questa situazione e questa situazione. Cioè, in un certo senso, il destino dell'universo viene a dipendere criticamente dal valore della massa del bosone di Higgs. Vi ricordo che il bosone di Higgs
è l'unico campo che può avere un valore diverso da zero nel vuoto quantistico. Quindi tutte le altre 24 particelle non hanno questa proprietà. Il bosone di Higgs è l'unico che viene a determinare, cioè che ha questa energia che è presente nel vuoto quantistico della teoria. E allora uno dice, vabbè, visto che l'avete trovato il bosone di Higgs, adesso dacci la risposta. Allora, la massa del bosone di Higgs quanto è? Beh, insomma, ci hanno detto che è circa 100, un centinaio di volte la massa del protone. Ecco, allora, in realtà questo è all'incirca, non ci basta. Non ci basta perché, vedete, questo è mostrato da questo interessante disegno. Beh, fra l'altro, giusto anche riconoscere chi l'ha fatto. Qua abbiamo un validissimo ufficio comunicazione dell'INFN e quindi sia i filmati che i disegni sono fatti da loro. Di sicuro io non riuscirei a farli, questi disegni. Dunque, tornando a noi, ecco, allora vedete, qui questo 125 che c'è scritto qua è grosso modo la massa che noi abbiamo trovato di questo bosone di Higgs. 125 vuol dire che il bosone di Higgs ha una massa che è 125 volte la massa del protone. Vabbè, uno dice, allora cosa c'è di speciale in questo 125? Beh, c'è di speciale, vedete, che le tre situazioni, instabilità, stabilità e metastabilità. Metastabilità significa che appunto siamo nella situazione, eccola qua, vedete, metastabile significa che oggi ci troviamo qua, ma ci sarà un giorno in cui la pallina passerà dall'altra parte. Naturalmente uno dice, beh, guarda, adesso diciamo, cosa succede fra qualche miliardo d'anni? È un interessante problema teorico, però a me interesserebbe sapere, siccome devo programmare le vacanze per quest'estate, se l'universo rimane qua o no per la prossima estate. Beh, diciamo, non preoccupatevi in questo senso, cioè non preoccupatevi, in realtà è un discorso di probabilità, cioè come vi ho detto, la probabilità dipende dall'altezza di queste pareti. Allora, sulla questa base vi posso rassicurare che anche se è metastabile per qualche miliardo d'anni potete dormire sonni tranquilli. Naturalmente però, siccome è una probabilità, uno non può negare che ci sia anche una probabilità non zero che anche domani mattina ci sia un passaggio di questo tipo. Ma a parte queste amenità, la cosa importante, qui vedete, è che questo 125, curiosamente, sta esattamente tra le due zone di stabilità e di instabilità. Cioè, se la massa del bosone di Higgs fosse stata, mettiamo, 250 qui, vedete, siamo in piena zona di stabilità. Se fosse stata 80, beh, se fosse stata 80, a quel punto si danno due casi, o noi non ci saremmo. Allora, siccome stiamo facendo queste considerazioni, vuol dire che ci siamo. Quindi si dà il secondo caso, cioè vuol dire che quel modello che vi ho presentato prima con le 24 particelle, con queste forze fondamentali e così via, non sarebbe tutta la storia. Cioè dovrebbe intervenire qualcosa di nuovo in modo da salvare questa situazione. Ecco, quello che noi abbiamo trovato, questa massa, vedete, si trova curiosamente al confine tra le due zone di stabilità e instabilità, cioè una situazione di metastabilità. Ecco, se volete, questa è una rappresentazione grafica un pochino che dà un po' l'idea, no? Qualche volta qualcuno mostrando questo dice chiudi gli occhi e prova con la punta della matita a fare tanti puntini. Beh, naturalmente la probabilità che voi facciate un puntino lì non è molto elevata, no? Cioè è una zona molto piccolina questa. Ecco, vedete, noi ci troviamo lì.
Questa è la massa del bosone di Higgs, circa 125, e questa è la massa del quark più pesante, che si chiama quark top. Vedete, questo punto è un punto cruciale, perché è proprio il punto di confine tra la zona di stabilità e la zona di instabilità. Naturalmente viene proprio da chiedersi, ma questa massa del bosone di Higgs, prima di tutto, chi gliela dà al bosone di Higgs la massa? Questa è una domanda, proprio mi ricordo, era un ragazzino che parlavo del bosone di Higgs, dicevo che comunica massa a tutte le altre particelle, bla bla, tutto il solito discorsetto. Allora, sto ragazzetto che era in prima fila fa, dice, scusi, dice, ma se lui dà massa a tutti gli altri, a lui chi è che gliela dà la sua massa? Ho detto, bravo, dico, questa è proprio un'ottima domanda. Dunque, la massa del bosone di Higgs, allora la risposta che uno dà è che la massa del bosone di Higgs lui se la dà da se stesso. Cioè, in altre parole, il bosone di Higgs, interagendo con se stesso, ha la sua massa. E questa è la risposta, infatti la risposta che ho dato a questo ragazzino, ho detto, ah vabbè, ho capito. Ecco, in realtà, diciamo, è una risposta che, come succede spesso, quando appunto fate domande ai professori, diffidate quando vi arriva una risposta, tac, le cose stanno così. Ecco, allora, questo è un tipico caso, cioè la risposta che ho dato non è sbagliata, ma è incompleta, è ampiamente incompleta. Perché ampiamente incompleta? Perché la meccanica quantistica vi dice molto di più, cioè è vero che lui ha una massa interagendo con se stesso, ma la sua massa sente i contributi di tutte le particelle presenti. Cioè, in altre parole, qualunque particella, non solo quelle 24 che vi ho mostrato prima, ma se, ad esempio, andando ad energie più grandi, dove vi ho mostrato che c'è una simmetria che diventa sempre più grande, ci sono nuove particelle, ebbene, queste, da un punto di vista quantistico, influiscono sulla massa del bosone di Higgs. Cioè la massa del bosone di Higgs è una spugna che assorbe l'influenza di tutte le particelle, sia quelle che noi già conosciamo, sia eventuali particelle anche molto più pesanti presenti nell'universo. Quindi la massa del bosone di Higgs a questo punto diventa veramente un termometro di tutto quello che c'è nell'universo, non solo delle 24 particelle che abbiamo finora trovato. Questo è interessante perché questo significa che il bosone di Higgs può essere sensibile a particelle nuove che noi non abbiamo ancora viste, però questo al tempo stesso ci preoccupa molto. Perché? Beh, perché quello che si può mostrare è che il bosone di Higgs sente così fortemente la presenza di tutte le altre particelle che la sua massa tende a crescere andando al valore della massa della particella più pesante con cui lui si incontra. Ora, la particella più pesante nel modello standard è il quark top, ma ripeto, se esiste una fisica al di là del modello standard, esisteranno nuove particelle più pesanti e il bosone di Higgs sente la presenza di queste nuove particelle più pesanti. Ma allora la domanda è: come mai la massa del bosone di Higgs è ferma, è fissata lì a 100 volte la massa del protone e sentendo queste particelle più pesanti, e noi abbiamo motivo di credere che ci siano particelle molto più pesanti, perché ad esempio la gravità sappiamo che diventa un'interazione importante a una scala molto più alta di questa, miliardi e miliardi di volte più alta di questa, che è chiamata la scala di Planck. Perché il bosone di Higgs, la sua massa è rimasta lì? E capite che è cruciale, perché se la sua massa si fosse spostata, a questo punto cambiava la massa di qualunque oggetto
a cui lui la comunica, e quindi l'universo stesso avrebbe una fisionomia completamente diversa. E questo, diciamo, la risposta a questa domanda è in realtà una risposta molto, molto difficile, e questo è un altro modo per dire che io non so quale sia la risposta a questa domanda, cioè come mai l'X non si è spostato dalla massa che lui ha a una massa più alta. Però quello che vi posso dire è che si possono vedere due situazioni diverse, e con questo poi mi sa che arriviamo a un punto verso la dirittura d'arrivo. Cioè, vedete, se questa è la massa del vostro bosone di X, chiamiamolo A, viene ad essere moltiplicata per un numero molto grande quando interagisce con particelle di massa più alta. Beh, diciamo, siccome queste particelle di massa più alta saranno più di una, riceverà più di un contributo. Voi però volete che alla fine la massa del bosone di X rimanga quel 1 che vi ho detto inizialmente. E com'è possibile, quando voi avete due numeri grandissimi, come fa la somma di due numeri di ordine miliardi e miliardi dare come risultato 1? Cioè, come fate? Voi sommate, capite, un numero che è dell'ordine di un miliardo, lo sommate con un altro numero che è ordine un miliardo, e la somma deve dare 1. Beh, matematicamente è molto semplice la risposta. La risposta è che il coefficiente A che moltiplica questo miliardo, il coefficiente B che moltiplica questo miliardo, abbiano segni opposti e si conoscano fino alla ennesima cifra dopo la virgola, non so, la nona, decima. Qui bisogna che addirittura si conoscano fino alla trentesima cifra dopo la virgola, visto che la massa del bosone di X diventerebbe enorme. Ma com'è possibile che due parametri liberi si conoscano con una tale precisione? Chi ha fissato? Com'è possibile che questi parametri siano fissati con una precisione di questo tipo? È un caso o una necessità? Necessità significa c'è una ragione che implica che questi due parametri si conoscano. Ora vedete, non è una considerazione, come dire, di tipo filosofico quella che stiamo facendo. Qui stiamo proprio discutendo di quella che è il parametro fondamentale per l'evoluzione dell'universo. Ecco, qui possono scaturire due risposte. La risposta della necessità, nel senso che c'è una qualche ragione, ad esempio una simmetria che noi finora non conosciamo, che implica che A e B siano così vicini tra di loro, in modo da garantire che l'universo abbia l'evoluzione che noi abbiamo visto finora. La seconda possibilità è che invece A e B abbiano valori diversi tra di loro, casuali, ma ad esempio una possibilità è che esistano così tanti universi, così tante repliche dell'universo, che succederà che in una di queste repliche A e B si cancellano tra di loro in modo da garantire che la massa del bosone di X rimanga a questo valore. Ecco, allora a seconda della risposta che voi diate, ad esempio, se voi date questa risposta a una qualche nuova simmetria, questa nuova simmetria potrebbe essere rappresentata da una simmetria molto più grande rispetto alle simmetrie che noi conosciamo finora, chiamata supersimmetria, oppure potrebbe essere che l'universo, così come noi lo descriviamo, stiamo dando una descrizione molto parziale, molto riduttiva dell'universo. Noi pensiamo a un universo che ha tre dimensioni spaziali e una temporale, mentre l'universo ha molte più dimensioni, ad esempio spaziali, e questo implica la presenza di nuove particelle.
Ecco, io credo che a questo punto abbiamo fatto un pochino tardi e quindi io a questo punto direi di darvi solamente un flash su questo, su questa ultima parte. Quello che volevo dirvi è che un'altra domanda che mi sono sentito rivolgere, che è di nuovo è una di quelle domande molto importanti a cui non so dare una risposta, cioè qualcuno chiedeva, ma dice, qualunque massa di una particella viene data dal bosone di Higgs, sappiamo di qualche particella che prende massa invece in un modo diverso? Ecco, allora, tutte le particelle che noi abbiamo visto, quelle 24 particelle che vi ho mostrato prima, prendono massa dal bosone di Higgs. Ma se esistono appunto nuove particelle al di là delle particelle del modello standard, oppure se una particella molto particolare del modello standard, che è il neutrino, viene a prendere una massa, ecco, questa massa potrebbe essere data in maniera diversa rispetto al bosone di Higgs. Ma abbiamo qualche idea che esista una materia che non è contenuta in queste 24 particelle? Ecco, questa materia, quella che noi chiamiamo materia oscura, è una materia che non è fatta di quelle 24 particelle lì di prima e costituisce qualcosa come l'85% dell'intera materia presente nell'universo. Naturalmente uno dice, e di cosa è fatta allora questa materia? Ecco che allora la risposta si può rifare a quelle particelle che noi abbiamo introdotto per stabilizzare la massa del bosone di Higgs. Ad esempio le particelle legate a nuove dimensioni o a una supersimmetria. L'ultimissima cosa è questa energia che io vi ho detto. Pensate un attimo, di nuovo è una cosa che può sembrare molto sorprendente, cioè io vi ho detto che il bosone di Higgs ha un valore diverso da zero nel vuoto, ma il bosone di Higgs è dappertutto nell'universo, è uniformemente distribuito in tutto l'universo. Allora uno dice, ma se ha un valore diverso da zero, vuol dire che ha un valore diverso da zero in tutto l'universo, ma allora ci sarà un'energia enorme collegata alla presenza di questo campo di Higgs. Se c'è un campo elettromagnetico c'è dell'energia. Se c'è un campo di Higgs che è diverso da zero nel vuoto quantistico, significa che ci sarà un'energia del vuoto quantistico. E quant'è questa energia del vuoto quantistico? L'energia del vuoto quantistico noi possiamo rispondere, dice, è l'energia del campo di Higgs nel vuoto quantistico e questo è circa 100 volte la massa del protone. Ecco, allora se uno fa il conto, no? Cioè prende la densità di energia del bosone di Higgs e pensa all'intero universo, ecco, quello che viene fuori in maniera molto sorprendente è che in realtà questa energia è estremamente grande. Infatti è troppo grande. È 10 alla 60 volte più grande dell'energia che noi abbiamo trovato sperimentalmente guardando all'evoluzione dell'universo e che è quella che chiamiamo l'energia del vuoto quantistico chiamata energia oscura. Ecco, questo ci porta all'ultima domanda, se volete, che è scritta qua. Cioè, di nuovo, il bosone di Higgs ci dà un problema di aggiustamento dei parametri. Cioè, ripeto, se voi prendete questa energia del bosone di Higgs nel vuoto quantistico, voi trovate che l'energia del vuoto quantistico è qualcosa come 10 alla 60, quindi sono miliardi di miliardi di miliardi di volte, più grande di quella che è l'energia che fa espandere in maniera accelerata l'universo oggi. Di nuovo, chi è che porta a cancellare questa enorme quantità di energia? Di nuovo ci vogliono cancellazioni molto precise tra parametri fondamentali.
Di nuovo si pone la domanda, caso o necessità? E con questo io chiuderei. Credo che, come diceva prima il direttore Umberto qui del laboratorio, questo universo noi oggi lo conosciamo molto meglio di come lo conoscevamo, diciamo, un secolo fa. Abbiamo due modelli standard, un modello standard dell'elementare, cioè delle particelle e delle forze fondamentali presenti in natura. Abbiamo un modello standard dell'universo nel suo complesso, cioè il modello standard cosmologico dell'universo. Questi si chiamano modelli standard perché sono standard, sono verificati da un numero molto grande di prove sperimentali. E questo ci dà la risposta, se volete, alle domande che ci aveva formulato Democrito. Atomi, vuoto e casualità. Però, come avete visto, queste risposte comportano delle nuove domande a cui ho cercato anche di mostrarvi che non sappiamo dare la risposta. Quindi alla fine, come dice qua un contemporaneo di Galileo, alla fine forse tutta la nostra scienza ci lascia ancora dei punti di domanda che sono molto grandi, e questo rende anche avvincente il nostro lavoro, e io spero che qualcuno di, magari dei giovani che sono presenti qua, possa portare avanti questa avvincente sfida. Grazie.